All'inaugurazione non ci sarò. No, con Bobo partiamo, allora, con Bobo abbiamo 10 concerti uno dopo l'altro, domani sera c'è il Cage, grazie a quel film che Paolo Virzì fece con Bobo Rondelli, quindi io ho detto una mano a Paolo per fare il film e sono entrato, cioè da un'amicizia storica e collaborazione con Bobo sono entrato più in contatto con lui. Un anno fa, dopo varie peripezie, noi oramai eravamo diventati quelli che gli gestivano le tournée. Un anno fa, dopo varie peripezie che Bobo aveva avuto con le altre agenzie di management, lui era da tanti anni che ci chiedeva a noi, fatemi voi da manager, l'altro anno ha detto, vabbè, effettivamente per come ti hanno trattato gli altri possiamo essere più bravi. Ci siamo cimentati in questa cosa e stiamo avendo molte soddisfazioni. Il disco sta andando molto bene, il disco è prodotto da noi. E domani sera alla Flog facciamo l'ultima data del 2015 di Ciampi, ve lo faccio vedere io, per il Festival dei Popoli, per cui è un festival molto importante a Firenze, domani sera, e i biglietti stanno quasi esauriti, sono quasi esauriti, se vuoi venire ospite di me, quello è un gran concerto. Questo spettacolo ripartirà da gennaio 2016, lo porteremo in tutti i teatri italiani, compreso il Teatro Parenti a Milano e compreso l'Auditorium della Musica, quello di Renzo Piano a Roma. Sabato Bobo è ospite d'onore al meeting etichette dipendenti di Faenza, dove sarà proiettato anche il film. Domenica io e Bobo ce ne andiamo a Barcellona e faremo due date a Barcellona, di seguito due date a Parigi, una delle quali è già sold out, poi andiamo a Bruxelles e poi andiamo a Bergamo. A fine mese andiamo a New York, perché andiamo a girare il video con questo Fabrizio Focci, con cui c'è stata una collaborazione per una canzone, e da lì abbiamo preso la parte dal balzo e stiamo organizzando una mini tournée a New York. In verità, notizia degli ultimi giorni è che stiamo cercando di concentrare le energie per fare un bel concerto fatto bene, cercare di portare lì più spettatori possibili, oltre a diverse interviste radiofoniche. A New York c'è una scena molto anche importante di italoamericani che comunque fanno da tramite per portare la musica a New York, perché comunque ti presenti lì. La forza di Bobo, su cui noi vogliamo puntare, è il fatto che molti artisti italiani, soprattutto dell'ambito rock, spesso vanno in America con la superbia di dire vi insegniamo a fare rock, cosa che no, come un americano che ti va a insegnare a fare una pasta al pomodoro. Cioè, poi lo trovi quello che lo sa fare meglio, però è veramente difficile. Invece con Bobo andiamo proprio con orgoglio a portare la canzone italiana, con estremo orgoglio. Bobo canterà, oltre alle sue canzoni di Tenco, di Ciampi, De André. Ma si muove da solo con dei musicisti? No, questo è tutto una tournée che stiamo organizzando, chitarra e voce. Bobo da quest'anno ha preso il coraggio, sì, proprio chitarra e voce, fra una canzone e un'altra dice delle storielle, però soprattutto è tanta musica, chitarra e voce, per cui prende dal repertorio le canzoni, quelle sue più romantiche, più... Certo. Più semplici, però più toccanti, per cui è uno spettacolo molto toccante. Quindi noi si continua a fare tournée, Mimmo è in tournée con gli Africa Unite e si continua a lavorare a 360 gradi e siamo molto contenti, soprattutto le parole che prima ci ha regalato l'assessore, per noi sono piccoli premi che vengono dopo anni dove forse eravamo un pochino più tenuti nell'ombra, perché sembrava che quasi quasi, che già quelli, non lo so, ci abbiamo sempre avuto quest'aura di rocchettari e poi cioè alla fine siamo poi rock e il diavolo, cioè, vabbè, un po' il problema di che c'è in Italia quando ti presenti, ancora i tatuaggi e i capelli lunghi ancora non sono presi, quando ti presenti altri dici paesi... faccio il musicista, poi uno ti dice sempre sì, ma poi per vivere cosa fai? In altri paesi ci sono presidenti del consiglio, organizzo concerti, sì, ma poi per mangiare omosessuali in Italia ancora il concerto di domani.